Buon Samurai a tutti. Puntata dedicata alla chiusura delle Olimpiadi. Queste Olimpiadi del Covid che hanno creato non pochi problemi al Giappone, ma praticamente a tutto il mondo. Solamente il giorno della chiusura, domenica, circa 500 i casi di Covid nel villaggio olimpico, tra atleti, dirigenti, accompagnatori, personale di servizio, e 4.500 circa i vari casi a Tokyo. Non dimentichiamo che il Giappone è chiuso fino al giorno 23, sempre per Covid. Comunque, la solerzia e la mentalità del sollevante ha permesso di realizzare questa 32esima Olimpiade. Cosa dobbiamo dire? Tutto quello che è stato detto, scritto dai giornali, anche Mamma Rai, nella sua poca conoscenza delle discipline, ha spaziato, chiaramente abbiamo visto più le differite che in diretta, magari abbiamo visto le arti marziali in differita e il nuoto dove non c'era nessun italiano in diretta, ma sono piccoli dettagli che non sono importanti. Inizierei questa puntata, che in previsione dell'inizio delle nuove trasmissioni che partiranno il 26 di agosto con la presentazione di Vivi Sportivo, ma soprattutto il 2 di settembre, dove inizieremo le nostre le seconde 50 puntate. Inizierei con un saluto al professor Giuseppe Bricone, professore per autonomasia, perché ha ricevuto il 29 aprile, ma l'abbiamo saputo solo in questi giorni, dal governo giapponese l'ordine del sollevante con Rosetta. Grande ordine importante per i cittadini stranieri che hanno mobilitato e fatto onore al paese del sollevante. Quindi una cosa molto importante, ci tengo a sottolineare che la carriera politica nel karate del professor Pellicone un po' la si deve al sottoscritto Ennio Falsoni, che dopo una Pasqua del Budo, ai primi dell'80, a Caorle, lo abbiamo presentato e poi inserito nella UEC, l'Unione Europea di Karate, grazie al segretario generale, che allora era George Popper. Quindi, tanto di plauso al professor Pellicone, presidente onorario della FILCAM, non dimentichiamo questo, fratello maggiore di quel Matteo Pellicone che ci ha lasciato ed è stato colui che ha realizzato quel popò di centro olimpico a Roma, intestato il suo nome. Partiamo subito dalle nostre discipline da combattimento, che ci hanno fatto più che un onore. La prima, non dimentichiamo, Vito dell'Aquila, Taekwondo. Medaglia d'oro, ragazzo di 20 anni, la FITA, nella persona del presidente Angelo Citto, si è riscattato al 100% della mancanza di qualificazione di Rio 2016. Onore e gloria a Vito dell'Aquila, che lo vedremo prossimamente impegnato in tante iniziative che faranno sicuramente successo. Bene, veniamo al judo. Circa 300 gli atleti qualificati, una settimana di gare e non ultima la finale dedicata alle squadre a carattere misto. Manifestazione, gara che ha voluto il presidente, dottor Mario Swisher, non appena eletto. In quel periodo era anche presidente di Sport Accord, quindi grande successo. Successo che il Giappone, con 9 medagliati d'oro schierati in prima linea, non è riuscito nell'intento di fare l'amplay, vincendo anche la gara a squadre, che è andata alla Grande Heure, ai nostri cugini transalpini, che si portano a casa il primo titolo olimpico a squadre. Grandissimo successo. Noi, gli azzurri,
abbiamo avuto giornate di gloria, giornate meno, abbiamo portato a casa 2 medaglie di bronzo, Odelcio Frida e Maria Centracchio. La Centracchio ha centrato il suo obiettivo, arrivare la prima volta alle Olimpiadi e tornare a casa con un bronzo è più che un successo. È un successo di tutta la squadra, che si è difesa bene anche nella gara delle squadre con Israele, forse con un po' più di caparbietà e forse con un po' più di saggezza e strategia si poteva anche battere Israele. Ma il senno del poi, come si dice, non conta nulla. Così come non conta nulla tutte le varie previsioni, portiamo a casa X medaglie, eccetera, eccetera. L'Italia comunque a queste Olimpiadi ha portato a casa 40 medaglie, 10 oro, 10 argento e 20 di bronzo. Un bottino incredibile mai avuto nel 36 a Los Angeles, nel 2000 a Roma nel 60. Però, siamo al 10º posto. Davanti a noi ci sono dei paesi piccoli. Cito l'Olanda, ad esempio, e l'Australia, che ha 23 milioni di abitanti, contro i nostri 60 milioni. Quindi vuol dire che la preparazione, lo sport in questi paesi è molto più indiziato, seguito e organizzato rispetto a noi. Non voglio entrare nella politica, perché è vero, la buona politica fa dei buoni palazzetti, la cattiva politica non fa niente. Quindi noi potremmo dire che praticamente non facciamo niente, perché di nuovi palazzetti, chiusura per 14 mesi e quant'altro, forse il presidente Maragò del CONI poteva evitare di fare un discorso impegnato sul Iuris Solis per quanto riguarda gli atleti olimpici. Esiste una legge che a 18 anni uno può decidere se diventare italiano oppure no. Vogliamo cambiare la legge? Non c'è bisogno di utilizzare la berlina delle Olimpiadi per fare campagna politica. Dal judo alla lotta continua. Abbiamo 2 atleti, uno Franca Mizzo, a cui tutti i pronostici davano una medaglia, e non un più giovane, ma comunque un ragazzo modesto, un colosso di 97 kg, modesto, che sta facendo una grande carriera. Ci ha dato la soddisfazione all'ultimo giorno delle Olimpiadi di vincere una medaglia di bronzo. La medaglia di bronzo sofferta, come tutto ciò che è lotta. La lotta è sempre sofferenza. Non ci sono dubbi. Questa è una medaglia di bronzo da incorniciare. Sicuramente che ha fatto bene alla presidenza della FIGICA, il presidente Domenico Falcone, nonché a Gianni Morsiani, il vicepresidente di settore, che credo che qualche patema d'animo dopo la sconfitta di Frank e soprattutto la poca voglia dell'ultimo combattimento contro l'americano, di questa medaglia, di riprendere fiato e dire siamo pronti per Parigi con atleti di un certo valore. E adesso passiamo, come si dice, abbiamo parlato del taekwondo, abbiamo parlato del judo, abbiamo parlato della lotta, c'è lo sport nuovo, se vogliamo, il karate. Lasciamo stare le mie personali valutazioni sul karate olimpico, perché chi vince ha sempre ragione e non faccio discorsi. Posso solo dire che la medaglia del kata della giapponese contro la spagnola, forse gli arbitri hanno avuto un attimo di incertezza. Diciamo che l'arbitraggio è stato quello che è stato. Prendiamo invece in mano un discorso importante. Abbiamo portato a casa un bronzo,
bronzo della Viviana Bottaro, biondo meritatissimo. Non dimentichiamo che la Viviana Bottaro ha avuto un incidente, quindi abbiamo visto un kata magari un po' troppo di forza, comunque un bronzo senz'altro meritato. L'oro di Luigi Boussin è stata una grande sorpresa. Se sorpresa si può dire. Il carabiniere Boussin ci ha dato una medaglia da portare al museo. Deve portare il professor Pierluigi Aschieri, che in tutte le giornate di gara non è stato neanche citato dalle nostre fonti, se non qualche, virgoletta, amico collaterale. Certo, dal 1979 Aschieri ha portato nell'80 ai mondiali di karate la prima medaglia d'oro Giovanni Ricciardi, siciliano. E adesso, 2001, alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l'oro di Luigi Boussin. Insomma, vogliamo almeno dire grazie Pierluigi Aschieri per il lavoro che hai fatto? Il grazie non si toglie a nessuno. Vorrei citare un fatto molto importante nel concetto del karate. Karate non è sport. È inutile che ci giriamo intorno. Il karate è arte, il karate è cultura, il karate è storia. Bene, questo giapponese di Okinawa, 31 anni, Ryu Kyuna, allievo di un grande fenomeno del karate tradizionale okinawense, Sakumoto, che ho avuto l'onore di passare una settimana con lui qualche anno fa a Pechino durante la settimana dedicata a Sportaccord, perché come lui era ambasciatore di Sportaccord per quanto riguarda il karate, abbiamo discusso su dove sarebbe andato il karate. E lui mi diceva una cosa molto semplice: bisogna sempre guardarsi indietro, troppo modernismo rovinerà il karate do. Mi fermo qui. Però il suo allievo, dopo aver fatto una performance incredibile, ha vinto tutto, mondiali, europei, continentali, ha vinto tutto, a parte le Olimpiadi, che adesso si fregia di una medaglia d'oro olimpica per il Giappone, in modo semplice, dopo la sua performance, si è messo in Seiza, rituale saluti in ginocchio, ha salutato come se fosse un tempio, al tempio, ringraziando i kami del cielo per quello che gli è, per questa grande opportunità che durerà una vita. Quindi vorrei che tutti coloro che praticano karate ricordassero questo personaggio, il suo modo semplice di dire grazie e il suo modo semplice di ricordare che sì, si è su dei tatami sportivi, ma dentro il nostro cuore, Shin come lo chiamano, o Kokoro come lo chiamano i giapponesi, Kokoro non samurai, il cuore di samurai deve essere sempre uguale, calmo, tranquillo, anche nei grandi momenti e grandi avvenimenti. Terminiamo la nostra carrellata su discipline da combattimento con il pugilato. Non ci sono stati maschi. In Italia non c'è più fame per fare la boxe, come negli altri paesi sudamericani, paesi indiani e asiatici e così via. Abbiamo avuto le donne che hanno fatto un'ottima figura. In particolare Irma Testa, che ha portato a casa un bronzo sofferto. Anzi, nella finale, per andare per il primo o secondo posto, il primo round si potrebbe anche, se non dare il pari, addirittura un piccolo vantaggio per la ragazza lombarda. Ma l'avversaria non ha, nel secondo e terzo round non l'ha lasciato spazio, non c'erano spazi. E comunque una box con una medaglia di bronzo salva tutta la spedizione e questa ragazza ha dato la prova
che si possano fare meno anche dei maschietti. Il sesso forte qui ha bucato completamente. Cosa si può dire? Tiriamo giù le tende, già si pensa a Parigi, nella cerimonia di chiusura di domenica, sotto con la musica della famosa Edith Piaf, In un amour, la Torre Eiffel ci aspetta per il 2024. Sappiamo già che il karate non sarà presente. Sappiamo anche che già molti sport verranno, come si dice, messi fuori dalle Olimpiadi. Uno è già il sollevamento pesi e c'è anche qualche avvisaglia di qualche altro sport che non voglio così togliere nulla alle grandi medaglie di questo periodo. C'è una cosa importante che mi diceva molto spesso il maestro Franco Cappelletti, judoka, decimo dan dell'IGF. Quando la gente pensa che gli italiani sono in crisi, gli italiani vincono. Lo abbiamo dimostrato agli europei di calcio e lo abbiamo dimostrato in questa 32esima Olimpiade. Buon Samurai a tutti e arrivederci.